Buonasera a tutti, iniziamo i nostri lavori. Questo incontro al quale abbiamo voluto dare il titolo Mercato unico di uno solo. Io ringrazio i nostri ospiti, che sono tre amici che in particolare appunto hanno seguito anche il percorso che abbiamo voluto fare quest'anno al meeting. Li presento rapidissimamente e poi entriamo direttamente nel merito. Al mio fianco Andrea Giuricin, che è professore all'Università di Milano Bicocca, che accoglierei con un applauso. E Andrea è un esperto di trasporti e lavora prevalentemente all'estero, con un occhio sempre all'Italia, ed è un esperto di mercati di trasporto ferroviario ma anche su gomma, e in particolare un esperto di concorrenza. Andrea Peruzzi, presidente e amministratore dell'acquirente unico energetico. Anche Andrea ringrazio per la sua presenza. Anche Andrea non è la prima volta, Andrea Peruzzi, che partecipa al meeting. Lo aveva fatto in diverse occasioni anche con altre vesti, diciamo, con altre qualifiche, e quindi è un déjà vu anche per lui. E in terzo luogo Massimiliano Salini, europarlamentare e amico anche lui del meeting da tanto tempo, che ringrazio con un applauso per la sua presenza. Massimiliano Salini è membro della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, relatore di diversi provvedimenti e diversi dossier, ce ne parlerà questa sera. Il titolo che abbiamo voluto dare non è uno scioglilingua, ma si inserisce perfettamente, a mio parere, in un percorso di approfondimento che abbiamo iniziato questa domenica, cioè all'inizio del meeting, e al quale oggi vogliamo aggiungere un tassello. Il tema della concorrenza, che è il tema dal quale siamo partiti domenica, lo abbiamo sviluppato partendo dall'individuazione di quali sono i benefici della concorrenza rispetto al mercato per gli utenti. Lo abbiamo fatto discutendo dei nodi della rete con le autorità portuali di Genova e con gli altri ospiti che abbiamo avuto. Siamo arrivati a dialogare anche oggi con diversi interventi estremamente interessanti sulla tutela dei diritti del trasporto. Lo abbiamo fatto discutendo di innovazione nel mondo della mobilità. Lo abbiamo fatto dialogando, lo ripeto anche per i nostri ospiti che sono arrivati proprio oggi, dialogando su come è cambiata anche la modalità di approccio sulla mobilità. Oggi abbiamo fatto una tavola rotonda sul tema del possesso del mezzo di trasporto, quindi tutti i sistemi alternativi al possesso, quindi il carpooling, la condivisione in generale. Noi abbiamo voluto fare quest'area, appunto Move to Meet, che parte dalla constatazione di come è cambiato il mercato negli ultimi 50 anni in pillole, e che arriva a porre una serie di domande, che sono domande che riguardano in qualche modo l'esperienza che ciascuno di noi nell'affrontare la mobilità sta facendo. Questa sera allarghiamo ulteriormente l'orizzonte non solo al tema della mobilità. Andrea Peruzzi, come dicevo prima, acquirente unico energetico, quindi è in un altro settore, che è quello di un altro comunque mercato regolato. Io vorrei farlo, e cercheremo in qualche modo di declinare il nostro dialogo partendo dall'intervento di Andrea Giuricin, in particolare chiedendo a lui di raccontarci, di poterci inquadrare il tema della concorrenza anche alla luce dei tanti dialoghi, come dicevo prima, perché, e qui mi taccio, lo abbiamo fatto sia negli incontri in area mobilità sia negli incontri nelle altre sale del meeting, spesso e volentieri o non volentieri si dice in qualche modo che il tema della concorrenza, rispetto anche agli avvenimenti anche tragici come quest'ultimo periodo, in qualche modo proponga delle scorciatoie, proponga modalità alternative: il commissariamento, la rinazionalizzazione di alcune strutture che oggi erano regolate, in qualche modo provando a mettere o a intervenire in maniera molto drastica rispetto a quello che è il nostro mercato. Questa sera mi piacerebbe, appunto, con i nostri ospiti provare a scavare un po', provare a capire effettivamente non solo i benefici, ma quale può essere lo scenario di intervento sul quale dialoghiamo. Partendo appunto dall'intervento di Andrea, al quale chiederei di farci una panoramica e provare ad aiutarci ad entrare nel merito appunto di questi argomenti. Grazie. Grazie mille per l'invito. Ho preparato qualche slide che spero possano aiutare un attimino
a capire meglio di quello che stiamo parlando, perché molte volte in questi giorni mi è capitato spesso di intervenire diciamo sulla società concessionaria Autostrada, tutti noi ne abbiamo visto, sul concetto di rinazionalizzazione, mi è capitato di dover spiegare che cosa potrebbe succedere, quindi assolutamente è un tema quello della concorrenza, delle concessioni, vi dicendo, in un mercato che sicuramente è un monopolio naturale, che bisogna capire che cosa si può fare, che cosa si deve fare, che cosa non si deve fare, o almeno non si dovrebbe fare. Io suddivido un attimino quello che è monopolio o mercato competitivo. Possiamo andare a vedere quella che è la competizione per il mercato. Scusate, non vorrei essere troppo, diciamo, accademico, però per spiegare un attimino la differenza, quello che è la competizione per il mercato, pensiamo ad esempio a delle gare per vincere una concessione o delle gare ad esempio per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, cioè è un monopolio naturale, si fa una gara per cercare di minimizzare le risorse pubbliche o per utilizzare al meglio le risorse pubbliche, lo stesso per i treni regionali e via dicendo, si potrebbero fare delle gare. Un'altra cosa invece è la competizione del mercato, laddove c'è un mercato è aperto, contendibile, pensiamo al trasporto a alta velocità, Italo contro le Frecce, o lo stesso mercato aereo, quando pensiamo ad Alitalia, Ryanair, EasyJet. Quindi questa suddivisione chiaramente deve essere il primo punto che deve essere ben chiaro, fra quello che è un monopolio naturale che va regolato in una determinata maniera e quello che invece è competizione nel mercato. In questi giorni abbiamo sentito parlare molto spesso di rinazionalizzazione. A me questa parola, sarà che sono un liberale d'antan, fa un po' paura. Fa un po' paura perché quando penso al concetto rinazionalizzazione penso a aziende pubbliche, non per forza debbono essere inefficienti, ma spesso abbiamo visto inefficienze. E forse il caso più chiaro, o forse più conosciuto, anche per chi utilizza i mezzi pubblici a Roma, è ATAC. È quello che ATAC costa al contribuente italiano. Cioè è un'azienda pubblica, un monopolio naturale, non so quanti di voi hanno avuto l'opportunità di prendere un autobus o la metropolitana a Roma, probabilmente la qualità del servizio non è delle migliori, ma soprattutto è bene ricordarsi che ATAC dal 2009 al 2016, manca ancora il bilancio 2017, è costata più di 6 miliardi di euro al contribuente italiano. Quindi quando parliamo di questi concetti è bene ricordarci che poi c'è un costo e poi ci deve essere efficienza nella regolazione, altrimenti rischiamo di arrivare a dei casi come ATAC che non è regolato, è del comune di Roma, ci perde 6 miliardi di euro. Oltretutto, se andiamo a vedere qualche dato, io spero che si possano vedere, ma se si vede qualche dato, la produttività di ATAC è in continua caduta, quindi un servizio che fa sempre meno servizio per i cittadini romani e al tempo stesso non è neanche rispettato il contratto. Cioè, perché allora non facciamo una revoca del contratto di ATAC se non serve il 20% dei servizi? Allora questo è sicuramente un punto da tenere in considerazione, cioè ricordiamoci quando parliamo di aziende pubbliche che se non sono ben regolate molte volte c'è un rischio di perdite per il contribuente. E l'altro rischio è che ci siano dei costi eccessivi ad esempio per il personale, ATAC circa il 50% dei costi, stiamo parlando di 535 milioni di euro l'anno vanno per il personale. E sapete quanti soldi arrivano tramite biglietti e abbonamenti? Tutti i soldi, 270 milioni, cioè la metà di quanto costa il solo personale a bordo. Quindi non si parla di evasione, qua il problema è un problema di costo, è un problema di costo che non viene controllato probabilmente dal Comune di Roma, questa è la mia idea che mi sono fatto nel corso degli anni con diverse analisi. E quindi c'è un costo sociale nel senso che i contribuenti devono pagare i sussidi, devono pagare le perdite. I viaggiatori non possono scegliere, è un monopolio, ma oltretutto non viene scelto tramite gara chi potrebbe fare quel servizio magari meglio, minimizzando le risorse pubbliche per quello, cioè nel senso con gli stessi soldi potete anche aumentare il servizio, ma ad oggi non c'è una gara, viene assegnata Comune di Roma dalla sua azienda, quindi la mano destra dalla mano sinistra, e vince il Comune di Roma da ATAC ed è un servizio fino al 2021, oltretutto prolungato di 2 anni la concessione senza nessuna gara. Quindi c'è un tema molto importante, quindi questo è un po' il rischio secondo me che si può vedere nel mercato, diciamo nei monopoli naturali come può essere il trasporto pubblico locale o le ferrovie regionali. Quindi io l'ho chiamato un mercato di uno solo, sì, però attenzione, c'è una gara farebbe sì che il migliore potrebbe vincere questa gara e quindi minimizzare lo spreco di risorse pubbliche. Stato, trasparenza, minimizzazione, sprechi, sono tutte parole che abbiamo sentito parlare, ma che poi quando sono 2 anni che
che se ne parla anche qua a Roma, ma a Roma non è mai stato fatto niente, anzi i costi sono aumentati. Provo ad andare avanti. No? Ah sì, ok, scusate, stavo provando a fare il balletto con i miei, con il puntatore e con... Beh, invece un mercato che sta funzionando bene è un mercato aperto alla concorrenza. Quanti di voi hanno utilizzato treni a alta velocità fra Roma e Milano negli ultimi anni? Direi una buona maggioranza. Faccio sondaggi molto alla buona. Però quello che è successo è che il mercato nell'alta velocità, grazie alla concorrenza, è aumentato del 90%. Cioè il 90%... guarda l'alta velocità, il mercato competitivo e vuole replicare dal 2020 in poi, è possibile che vi saranno tanti Italo in giro per, il, diciamo, per l'Europa e il mercato rischia di esplodere, cioè ad oggi è un mercato molte volte monopolistico dove avete solamente SNCF, avete solo Renfe nei diversi paesi, dal 2020 in poi, in realtà dal 2021 e anni seguenti, probabilmente il mercato potrà finalmente vedere una grande esplosione. Però se poi andiamo a vedere, mi capita spesso di lavorare a livello globale, in realtà poi anche qua, prendendo solamente il mercato del trasporto o quello ferroviario, in realtà è un mercato unico che non è più solamente quello europeo, che bisogna creare un mercato unico europeo, cosa molto complicata, ma addirittura un mercato unico globale. Mi capita, insegno in Cina per l'Accademia Nazionale delle Ferrovie e il loro principale operatore, China Railways, è ormai è un gigante, hanno 30.000 km di alta velocità costruiti in 10 anni, quindi sono numeri, noi ne abbiamo fatti mille più o meno dall'80, dagli anni 80 in poi, ma non è solo colpa nostra, la Cina ha delle dimensioni tali che noi proprio non ci immaginiamo, quindi sicuramente questo è un punto da tenere. E allora un mercato globale e l'Europa e l'Italia in questo caso siamo leader, siamo i primi ad aver aperto alla competizione nel mercato alta velocità, siamo un esempio. La Corea del Sud, chiaramente non quella del Nord, ha aperto la competizione nell'alta velocità, adesso anche in Corea del Sud avete due operatori, quindi piano piano si sta andando in questa direzione, qualcosa di molto lento, ma che per una volta l'Italia è stato un esempio, in questo mercato unico che ormai non è più solamente europeo, ma è un mercato unico che sta diventando appunto globale. Quindi grazie per questa breve presentazione, poi avremo occasione di discuterne. Sì, torneremo sicuramente sul tema. Io nel passare la parola ad Andrea Peruzzi chiederei, essendo diciamo il suo impegno e la sua responsabilità in un altro settore, in un altro ambito regolato, di aiutarci a capire, anche poste queste osservazioni, queste provocazioni di Andrea Giuricin, l'impressione potrebbe essere quella di dire bene, discutiamo riguardo al fatto che si debba andare in una direzione di nazionalizzazione come si sta discutendo, tutto privato o tutto pubblico. In realtà che si decida di andare verso il mercato, verso la concorrenza, che si decida invece al contrario di rinazionalizzare come lo si sta dicendo adesso, è necessario farlo entrando un po' più nel merito, entrando nel merito cercando di capire anche qual è il ruolo dei vari attori che sono all'interno dei mercati regolati, perché appunto di mercati regolati stiamo parlando. Da questo punto di vista l'ente che Andrea Peruzzi presiede è un ente che ha un ruolo estremamente importante proprio come regolatore e a lui vorrei chiedere di aiutarci anche a capire effettivamente qual è questo tipo di ruolo, qual è il ruolo dell'attore che lui oggi sta in qualche modo interpretando e sta gestendo, ma soprattutto qual è il tipo anche di impatto che il ruolo di un soggetto regolatore come il suo può avere sull'utenza, sul cittadino. Anche perché quello che in filigrana Andrea in qualche modo ci ha sempre voluto rappresentare nelle sue slide è quello di evidenziare quali sono i benefici
per il cittadino, i benefici per l'utente del servizio di un mercato a concorrenza, di un mercato certamente regolato ma con concorrenza. Quindi Andrea ti chiederei di aiutarci a fare un passo in avanti anche fuori dal settore del trasporto. Allora, grazie. Intanto Emanuele, fammi dire che sulla base anche della presentazione che faceva Andrea, che ovviamente insomma, ha toccato un punto delicatissimo, lo dico da cittadino romano, l'ATAC e bene o male anche le aziende, salvo Acea, devo dire, del comune, avendo pienamente ragione perché i dati sono incontrovertibili. Intanto mi piace dire questo, nessuno mette in discussione, nessuno può frenare lo sviluppo e il funzionamento dei mercati e i conseguenti processi di liberalizzazione. Sono inevitabili, ineludibili, li puoi procrastinare, ma sono dei processi veramente naturali, vorrei dire, nel mondo di oggi. Però proprio per questo hanno bisogno di regole. La più grande redistribuzione di ricchezza e, come dire, spinta alla soluzione della povertà l'abbiamo vista in Cina, la citavi prima, sì certo per la propria grandezza, però lì non c'è stata una redistribuzione, un trasferimento di ricchezza dai paesi occidentali, c'è stato lo sviluppo di istituzioni di mercato governate o sulla base di regole chiare date dallo Stato. Poi si può discutere che tipo di Stato, non fa niente. Il modello della democrazia di mercato è un modello che funziona. I mercati sono per diciamo, tendenza naturale, perseguono la massimizzazione del profitto, non l'equità. È giusto così. La democrazia deve contemperare, è un esercizio complicato di manutenzione di contraddizioni la democrazia, è una costruzione artificiale che non è data a trovare in natura. La democrazia di mercato deve esattamente contemperare queste esigenze. E quali sono gli attori? Beh, gli attori sono certamente le istituzioni in senso lato, certamente i governi, certamente i regolatori, che però devono fare i regolatori, cioè devono disegnare le regole del mercato, lo sono anche le aziende di Stato. Noi, Acquirente Unico, nasce sulla base dell'avvio della liberalizzazione, cioè io ricordo a me stesso e a noi tutti che, parlo del mercato elettrico evidentemente, è un mercato già liberalizzato, nel quale il legislatore pensò di fare in modo che consumatori, individui, piccole e medie aziende che non avevano scelto un operatore sul mercato libero potessero essere assistiti da un grande gruppo di acquisto che magari consentiva loro di avere lo stesso potere negoziale nel comprare l'energia dei grandi operatori. Noi svolgiamo anche, secondo me, come è giusto che sia nelle aziende di Stato, un ruolo sociale, ci preoccupiamo dei cosiddetti consumatori vulnerabili, cioè coloro che versano in condizioni di disagio sociale, di basso livello di istruzione per cui sono preda e oggetto delle offerte legittime ma a volte un po' troppo aggressive, perché il mercato fa il suo ruolo, che è quello di proporre delle offerte, magari in modi un pochettino aggressivi. Però chi non è culturalmente adeguato, chi versa in condizioni di disagio sociale, gli anziani, coloro che non hanno internet, lo Stato, la democrazia di mercato serve a questo, lo Stato deve
tutelarli in questo senso. Allora qui non è un tema prolungare la tutela o meno. Noi stessi stiamo mettendo in essere una serie di strumenti per consentire oggi a noi stessi consumatori di, per esempio, confrontare le offerte. Il tema è di accompagnare un paese che ha le sue complessità come il nostro, anziano, demograficamente anziano, con un grande divario nord-sud, accompagnarlo verso un processo di liberalizzazione. Ripeto, ineluttabile e inevitabile, nessuno si mette a contestarlo, sarebbe come contestare la legge di gravità oggi. Però bisogna accompagnarlo e alcuni dei protagonisti, i regolatori, le aziende di Stato, devono svolgere un ruolo sociale in questo. Noi nel nostro piccolo lo svolgiamo, ma lo svolgiamo in un processo di liberalizzazione che già esiste. Ripeto, io quando sento dire bisogna favorire la liberalizzazione già c'è la liberalizzazione. Parlo nel mercato elettrico. Si tratta di accompagnarla tutelando determinate categorie, fatemela dire così, che noi chiamiamo vulnerabili, ma che non sono solo quelli. Un'altra delle cose che spero a settembre-ottobre si verificherà è il poter concedere, dare più che concedere, anzi attribuire, perché concedere sembra una roba dall'alto, il bonus energetico, ovvero sia uno sconto sulla bolletta a coloro che versano in condizioni di disagio economico, e il bonus sulla bolletta in modo automatico. Automatico vuol dire direttamente sulla bolletta di queste persone, senza che queste persone, come avviene oggi, debbano andare a fare la fila e riempire degli attestati pubblici di povertà, che magari è una roba, insomma, non proprio dignitosa. A questo servono le aziende di Stato, che sono uno dei protagonisti, se vogliamo, insieme al regolatore e insieme all'istituzione. C'è un terzo livello anche rispetto al quadro che disegnava adesso Andrea Peruzzi, che è un livello ormai anche qui assolutamente evidente, nel quale il disegno di queste regole di mercato è un disegno che non ha più una dimensione solo nazionale, anzi l'ambito e il luogo nel quale questo disegno istituzionale e lo spazio per questa democrazia che veniva richiamata anche da Andrea Peruzzi è un ambito ormai europeo. A Max Salini io chiederei anche di aiutarci a capire come approcciare questi aspetti, come lo sta facendo lui, alla luce anche di una persona che, lo ricordo, diciamo per la nostra platea, ha avuto occasione anche di governare un ente territoriale, perché è stato presidente della provincia di Cremona subito prima di diventare parlamentare europeo, che conosce quindi anche le esigenze del territorio e che ha avuto a che fare con ingredienti che riguardavano appunto il disegno di una democrazia istituzionale ma anche economica. Da questo punto di vista, Max, mi piacerebbe ci aiutassi anche qui ad approfondire non tanto e appena su quali sono le partite aperte in questo momento, ma su quale può essere effettivamente il criterio con il quale intervenire in un ambito come quello che stiamo discutendo. Grazie. Sì, la sfida contenuta dentro il titolo di questo incontro è politicamente avvincente, perché per una serie di ragioni, cerco di dirne alcune tra le più importanti che mi sono venute in mente. La prima è che il mercato è un compito, perché esiste mercato nella misura in cui i partecipanti alla vita di quel mercato si considerano all'interno di una comunità di persone o di soggetti giuridici che concorrono, vale a dire non si ammazzano a vicenda, ma corrono insieme per la realizzazione di un bene comune che assegni valore aggiunto alla vita della comunità intera.
concorrere significa questo. Quindi il primo elemento è che se il mercato è mercato, rigenera positivamente le energie migliori che all'interno della comunità di quel mercato sono presenti in nuce ma attendono di potersi realizzare. Punto primo, un criterio buono per valutare se la politica sta facendo il suo mestiere e se facilita questo oppure no. Chi non facilita questo, secondo me, non fa il bene delle persone, perché poi il mercato è uno spazio all'interno del quale le persone si danno la possibilità di realizzare le proprie personali esigenze. Non è un artificio buttato lì perché c'è chi la pensa in modo liberale e chi la pensa in modo meno liberale. È uno strumento di cui ci si dota per realizzare le proprie. Il più grande mercato al mondo è il mercato europeo. È il più grande mercato al mondo, il mercato unico, cioè un mercato senza barriere interne. Abbiamo 500 milioni di abitanti, abbiamo 13 trilioni di valore generato annualmente, cioè sono numeri enormi. È il più grande mercato senza barriere interne. Dentro l'Unione Europea le merci e le persone circolano liberamente senza barriere. Tuttavia, e alcune delle cose che sono emerse dalla discussione fatta fino ad ora lo documentano, tuttavia sul mercato più grande al mondo, generato dalla comunità culturalmente più matura al mondo, storicamente più matura al mondo, le regole del mercato oggi sono quasi totalmente, secondo me, inapplicate. Perché? Perché la politica non fa il suo mestiere. Perché la politica si è accontentata di definire le regole del mercato, cioè ha abbattuto le barriere, ha tolto vincoli che impedivano la velocità di circolazione delle merci e delle persone, soprattutto delle merci, dei capitali e quant'altro, ma alla fine non ha guardato alle persone. Un mercato, faccio un esempio molto, diciamo, non parlo di trasporti, parlo di energia. L'Europa è un mercato unico, dobbiamo dotarci di una politica energetica europea, abbiamo le regole per farlo, perché le barriere sono state abbattute e ogni paese è l'un contro l'altro armato con una strategia energetica di paese che solo raramente viene, come dire, superata da accordi che hanno da durata temporale molto limitata, ma alla fine, e la dimostrazione classica più evidente di questa disunità su una partita strategica decisiva per la maturità del mercato come questa energetica è documentata dal dibattito di questi giorni sulla possibilità che venga bloccato il progetto del TAP. Cioè il TAP sarebbe questo enorme questa enorme infrastruttura, questa enorme pipeline che consentirebbe di ottenere in Europa il gas dall'Azerbaigian, costruendo una fonte di approvvigionamento energetico alternativa alla classica fonte a cui si abbevera l'Europa, che è quella russa, dalla quale prendiamo oltre il 50% del fabbisogno europeo attualmente, consentirebbe una solida alternativa capace di rendere più forte e autonomo il nostro mercato. Il paese che ha il compito di favorire questo processo, che peraltro è già avviato, in questo momento ha deciso di opporsi, per ragioni che sono totalmente contrarie alla logica del mercato unico europeo, ma peraltro in quel caso sono anche totalmente contrarie. Il paradosso raggiunge il suo massimo livello e si compie nel più alto esempio di insipienza politica che mi sia dato di vedere in questo momento storico. Non solo contraddice le ragioni del mercato europeo, unico europeo, ma contraddice anche le ragioni del mercato italiano. Perché attraverso il TAP noi avremmo una capacità di riduzione della nostra dipendenza dalle importazioni dalla Germania, avremmo la possibilità di diventare veicolo come Italia di esportazione del gas nel resto dell'Europa. Questo comporterebbe la riduzione del 10% a tendere del costo di questa materia prima per gli italiani, che
sono il popolo che utilizza più gas in tutta Europa, perché l'82% della popolazione italiana, famiglie, imprese, come media, fa uso di gas. È un esempio che documenta che quindi abbiamo le regole, ma non c'è una politica che ha deciso di sostenere il sottostante. Cioè che il mercato, date le regole, deve avere un soggetto politico che sta al fianco di chi genera valore, l'impresa, il libero cittadino, il libero professionista, il pensatore, il ricercatore universitario, che sta al suo fianco per permettergli di realizzare a pieno, al massimo grado, la quantità di energia che può essere sprigionata dalla sua capacità creativa. No, la politica normalmente decide di intervenire per sostituirsi alla creatività dell'impresa, ad esempio, occupando pezzi di economia, non favorendone l'energia, ma occupandola, come nel caso che abbiamo visto in Italia, dove di fronte a una tragedia come quella di Genova, la reazione della politica è quella di riportare su di sé la gestione diretta della gestione, in questo caso, di un servizio pubblico, anzi non solo di un servizio, ma di lavori e servizi pubblici, come nel caso della gestione di una concessione autostradale. E guardate, nel caso italiano è molto chiaro, la lingua lo documenta. Il fatto stesso che si parli di concessioni dà l'idea di quale sia il background culturale. Quando uno Stato ti dice che quello che tu sai fare meglio dello Stato lo puoi fare per concessione da parte dello Stato, significa che lo Stato non sta capendo che cosa sai fare tu, perché quella non è la concessione che lo Stato fa a te, è una concessione che tu fai allo Stato, perché chi sa gestire, quando si mette a disposizione per gestire, non è concessionario, cioè non riceve magnanimamente la possibilità di fare quello che sa fare meglio del concedente, deve ricevere la gratitudine da parte del concedente. E tutt'al più deve poter pretendere che il concedente, mantenendo questa stortura linguistica, faccia il suo compito, come dicevano i miei amici Andrea e Andrea, cioè faccia o il regolatore o il controllore, come le regole del gioco gli hanno chiesto di fare. In questo caso l'elemento più eclatante nella partita del Ponte di Genova, di cui abbiamo parlato come esempio più attuale, l'elemento più eclatante, a mio modo di vedere, è che nonostante vi sia una competenza puntuale in capo allo Stato di condurre i controlli, tanto è vero che le concessioni contengono la previsione che lo Stato, qualora non sia soddisfatto a seguito dei controlli che deve fare, può intervenire d'imperio e sostituirsi al gestore. Questo documenta plasticamente, giuridicamente, qual è il compito dello Stato, cioè garantire in modo sistematico i controlli, non la gestione, ma i controlli. I controlli sono stati fatti in maniera incompleta, il gestore non è intervenuto, ma io non ho mai visto, faccio un esempio un po' sciocco forse, se noi avessimo due squadre di calcio che fanno la partita calcio, le due squadre a un certo punto l'arbitro smette di controllare, di fare il suo mestiere, si addormenta e si mette di fianco. Voi reagireste come? Abolendo i club privati calcistici e assegnando il compito alla Lega Arbitri di occuparsi dello sport, del calcio in Italia? No, chiedereste agli arbitri di fare gli arbitri. Allora la dinamica che si è verificata nel caso specifico di Genova è la conseguenza diretta di un mercato immaturo, nel quale il punto più immaturo è la politica, non sono le imprese, è la politica. E la politica deve essere a fianco dei protagonisti del mercato per consentire a loro di sprigionare al massimo la propria energia, svolgendo funzioni di controllo e di regolazione. Si è limitata a fissare le regole, non le applica e non sostiene chi sa creare valore affinché nel mondo quel valore possa rappresentare ancora, come sempre ha rappresentato, l'Europa lo documenta, un'eccellenza assoluta. Siamo il continente della manifattura e non lo siamo per caso, lo siamo perché abbiamo le più grandi capacità creative che il mondo abbia a sua disposizione. Abbiamo tempo per un secondo rapido giro, lo faccio in ordine inverso partendo dalle provocazioni di Max. E questa capacità di intervenire nella costruzione delle regole da una parte e del controllo dall'altra.
tanti editorialisti in questi giorni, tanti interventi sia di politici sia di istituzioni hanno messo il dito su questo tema o comunque l'accento su questo tema, cioè effettivamente della capacità di costruzione di regole. Qualcuno parla di agenda politica, qualcuno parla della costruzione di una strategia nazionale, qualcuno appunto arriva a dire rinazionalizziamo, insomma ci sono le posizioni più disparate. Il tema che a me interesserebbe davvero capire è se nella costruzione di queste regole del gioco e quindi anche nell'attribuzione delle funzioni di controllo è possibile come metodo non partire tutte le volte da zero, ovvero, lo diceva il professor Cassese qualche giorno fa in un editoriale del Corriere della Sera, la tendenza a partire dal mal di pancia, così viene chiamato anche mediaticamente, dei cittadini italiani, che è un mal di pancia evidentemente consistente e reale, porta di procedure. Un governo, la politica eredita, va smantellato per costruire qualcosa di nuovo. Cioè, in altri termini, intervengo su un livello politico smontando l'esistente e costruendo qualcosa di alternativo. Faccio un esempio banalissimo su una cosa che non c'entra nulla, ma penso lo faccia capire, lo spoil system. Nel momento in cui io, voi sapete il sistema dello spoil system che cos'è, nel momento in cui arriva un nuovo governo, una nuova responsabilità politica, la pubblica amministrazione ad alcuni livelli apicali viene in qualche modo cambiata in funzione del nuovo livello politico. Cioè i funzionari apicali dei ministeri e di alcuni altri organismi delle istituzioni vengono cambiati al cambiare della politica. In questo modo la costruzione delle regole rischia sempre di essere appunto cambiata in corsa con una rapidità straordinaria e mai costruita mettendosi in maniera in qualche modo trasversale attorno al tavolo per costruire le regole, cioè gli attori che devono giocare la propria partita in qualche modo devono discutere su quali sono le regole del gioco. In questi giorni c'è stato un incontro dell'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, ci sono stati incontri dei presidenti delle regioni oggi, ieri sul Sud, ed è emerso in maniera a mio parere molto costruttiva l'importanza in qualche modo di costruire delle regole del gioco che siano effettivamente condivise. L'impressione invece che si ha è che chi arriva al governo, chi arriva alla gestione della cosa pubblica, smantelli o cerchi di smantellare le regole esistenti per costruire qualcosa di nuovo. Quindi ancora una volta ti faccio una domanda soprattutto di metodo, perché si avverte l'esigenza invece di poter dialogare su alcuni temi anche molto concreti come quelli di cui stiamo parlando oggi, del mercato del trasporto, così come del mercato e della regolazione del mercato energetico, in maniera trasversale e condivisa. E quindi qual è ancora una volta il criterio con il quale si può costruire delle regole che valgono per tutti? Beh, molto interessante. La prima reazione che ho di fronte a questo tipo di sollecitazione è che in realtà, a mio modo di vedere, non devono essere condivise le regole, ma devono essere condivisi gli obiettivi. Le regole sono una conseguenza dell'obiettivo individuato. Il compito della politica è quello di individuare un obiettivo e su quello misurarsi e misurare anche la propria relazione democratica con il popolo. La proposta di un obiettivo, che già è un elemento che ormai manca dal dibattito politico, perché non so se avete notato, la politica non propone più obiettivi, ma li legge sui social. Non viene fatta una proposta. Di fronte a un fatto che si verifica, a un fatto eclatante che si verifica, si leggono i commenti sui social network, si vede qual è la maggioranza del tenore dei commenti e quello è il contenuto della proposta politica. Quindi è una discussione che abbiamo fatto, quindi la politica, questo tipo di politica non sbaglia mai, perché è una riproduzione pedissequa di una reazione che si è verificata a livello popolare e quindi il popolo si sente molto rappresentato. Peccato che che questa è una realtà parallela, la realtà che richiede una soluzione chiede che qualcuno si assuma la responsabilità di fissare l'obiettivo da raggiungere. Questo storicamente è l'obiettivo della politica e questa è la ragione per cui è perfettamente condivisibile quello che diceva l'amico Peruzzi sul tema della dinamica interna della democrazia, a cui aggiungo citandolo, per
questo l'unica democrazia che può produrre un risultato concreto è la democrazia rappresentativa, cioè quella dove ci siano politici che propongono un obiettivo e si fanno misurare sulla loro capacità di raggiungerlo. Se il punto di discussione è l'obiettivo, le regole ne sono una conseguenza inevitabile. Se il punto di discussione è che io e te stasera, caro Emanuele, dobbiamo andare a Milano, dopo aver discusso se andare a Milano o andare a Trieste per un'ora, quando abbiamo stabilito che bisogna andare a Milano, la regola è molto chiara, bisogna prendere l'autostrada del sole, punto, fine. Noi possiamo pensare di illuderci di prendere altre strade. Se vogliamo arrivare a Milano, la regola è che prendiamo la macchina o se abbiamo la macchina andiamo sull'autostrada del sole e raggiungiamoli. Il punto è individuare l'obiettivo. Nel caso specifico, l'obiettivo che è il compito della politica, nel caso specifico del mercato, è un obiettivo che secondo me, e questa è la proposta che può distinguere la mia proposta politica da un altro contenitore politico che abbia un diverso contenuto politico, il contenuto che propongo io è che il compito del mercato è quello di consentire, ritorno al discorso iniziale, il compito del mercato e quindi il compito della politica è quello di consentire a chi ha tela di tesserla, chi ha idee di realizzarle, chi ha energie di sprigionarle, chi ha proposte di agirle. Cioè il compito della politica è di far sì che il mercato ospiti la creatività dei soggetti che popolano quella comunità. Se io, perché ci sono proposte politiche nella storia che hanno affermato questioni totalmente diverse da questa, opzioni totalmente diverse da questa. Il compito della politica non era quello di consentire a chi aveva tela di tesserla, ma il compito della politica in alcuni momenti storici è stato definire le caratteristiche dell'ordito, individuare il prodotto finale e indicare alla società civile, al popolo di realizzarlo, magari dandogli anche gli strumenti, possedendoli e quant'altro. C'è una differenziazione tra l'una e l'altra opzione, il problema è stabilire se decidiamo che ci interessa una politica che propone degli obiettivi e si misura sulla capacità di realizzarli. Le regole a quel punto non saranno più un problema, perché il popolo condividerà lo scopo e accetterà le regole per realizzarlo. Questa è la mia opinione. Andrea Giuricin, rispetto anche a queste provocazioni, quindi sentiti estremamente libero di interloquire anche su queste, aggiungo un ingrediente alla domanda che vorrei farti. Anche dalle slide che ci hai rappresentato ci hai fatto vedere i risultati di alcuni ambiti nei quali appunto la concorrenza è stata applicata e un esempio evidentemente negativo in cui questo non è avvenuto. Ci sono mercati che non funzionano male, penso ad esempio al mercato francese, nel quale la concorrenza non è poi così particolarmente sviluppata, anzi, tanto è vero che tu sai meglio di me, con l'applicazione del quarto pacchetto ferroviario in Francia, così come nelle altre parti della nostra Europa, si stanno interrogando su che cosa voglia dire effettivamente aprire al mercato, perché su questo l'Italia è il paese più avanti di tutti. Allora, da questo punto di vista non sempre appunto il mercato in cui ci sono più operatori è un mercato più vantaggioso, e mi piacerebbe anche rispetto a quello che hai sentito dagli altri se potessi aiutarci a fare un passo in avanti. Bisogna sempre considerare i diversi mercati. Se prendiamo quello francese o ad esempio un mercato che conosco bene che è il Thalys, trasporto ferroviario fra Parigi, Bruxelles e Amsterdam, alta velocità, io ho fatto delle analisi, è vero che funziona bene, è vero che produce utili, andiamo a vedere il prezzo medio del biglietto, è 3 volte tanto il prezzo medio di Italo. Stiamo parlando di 19,5 centesimi per passeggero chilometro contro i 7,5 ultimo bilancio disponibile di Italo, quasi 3 volte tanto. È vero, il pedaggio costa di più, ma stiamo parlando di un mercato monopolistico dove costa come il treno giapponese, dove il potere d'acquisto è sicuramente diverso. Quindi andiamo a vedere poi anche i sussidi. Se andiamo a vedere SNCF, è vero, il TGV funziona bene, anche se ci sono delle critiche ultimamente, ma i prezzi medi sono molto superiori e soprattutto il sussidio che riceve SNCF, stiamo parlando di 10 miliardi di euro l'anno,
Quindi è vero, il prezzo del biglietto bisogna sempre confrontarlo poi con il sussidio, tanto che il prezzo non è uguale al costo. Esempio, voi potete pur viaggiare gratis con ATAC, ok? Se aumentassero i sussidi dello Stato tramite i vostri contributi per poter utilizzare i mezzi. Quindi aumentiamo i contributi da 700 milioni di euro l'anno a 1000 milioni l'anno, a quel punto il biglietto è gratis. Allora, il prezzo del biglietto è zero, ma il costo rimane esattamente invariato, perché il costo rimane 1000 miliardi, sia che li mettete 300 tramite bigliettazione emessa o ne mettete zero, ma il costo rimane sempre 1000 miliardi. Allora bisogna andare a vedere i costi. E costi, se andiamo a vedere Italo e andiamo a vedere anche prodotto le frecce, ad oggi sono molto competitivi. E quindi, a mio parere, bisogna sempre fare attenzione di questo, di come funziona il mercato. Poi sulla regolazione, assolutamente, anche il mercato alta velocità è un mercato estremamente regolamentato, come tu sai meglio forse di tutti. Altri mercati come monopoli naturali devono essere estremamente regolati, perché altrimenti il monopolio naturale si va incontro a un fallimento, quello che in economia è chiamato come fallimento di mercato, chiaramente, perché posso fissare un prezzo monopolistico, aumentare i miei ricavi al massimo per massimizzare i miei profitti, e a quel punto chiaramente c'è un fallimento di mercato. Quindi attenzione a tutte queste dinamiche. C'è un tema che voglio riprendere, quello che diceva Max, assolutamente, su quella che è la sindrome NIMBY. Non so se voi sapete che cos'è la sindrome NIMBY, not in my backyard in inglese, non nel mio giardino, nel mio giardinetto, che significa che l'Italia è un paese storicamente dove fare le opere infrastrutturali e fare le opere è estremamente complicato, perché ci sono delle opposizioni locali che riescono a prendere sopravvento sull'interesse generale. E la politica italiana, spesso, tutta la politica, sempre si è appoggiata a queste comunità locali per non fare le opere. E quindi stiamo vedendo adesso a tipo Genova, dove la Gronda avrebbe perlomeno eliminato gran parte dei problemi economici che Genova sta vivendo, perché il porto è spaccato in due, la città è spaccata in due, la regione è spaccata in due. E la stessa economia del nord-ovest, che è circa il 40% di tutta l'economia dell'Italia, di fatto è spaccata e il porto fa fatica. Perché non c'è un'opera che è stata pensata negli anni 80, nel 1985, e ancora si prevede che forse sarà conclusa nel 2029. Perché se ne discute? Perché ci sono i progetti, i no gronda. E lo stesso del no TAP. Io sono stato in Azerbaigian 2 mesi fa a parlare con diversi ministri e si sorprendono che gli ultimi 8 chilometri di connessione sotto Melendugno, questo gasdotto, vengano di fatto bloccati, perché teoricamente poi uno non mette, come ha detto qualche ministro, non mette il proprio asciugamano sopra un gasdotto. Ora, Sky TG24 mi ha fatto un'intervista mentre ero ad Ibiza. A Ibiza, in una bellissima caletta, c'è un gasdotto che passa sotto, nessuno se ne accorge, cioè praticamente nessuno se ne accorge, vero, c'è un piccolo elemento dietro la spiaggia, ma nessuno dice niente. Il turismo a Ibiza è molto più grande di tutta la Sardegna, pur essendo un'isola di 30 km, nonostante questo gasdotto. Però il sindaco di Melendugno, con cui stavo litigando e che tutti conoscono, al contrario del sindaco di Genova, come è stato visto nell'ultimo periodo, esatto, non è conosciuto bene da Sky TG24, evidentemente. Detto questo, però fatto sta che i no gronda in Italia sono quelli che creano una sindrome NIMBY, che di fatto molte volte fa sì che le opere non si facciano. È chiaro, deve essere fatta un'analisi costi-benefici di queste opere, assolutamente, ma al tempo stesso bisogna fare attenzione a tutti questi no che sempre abbiamo detto in Italia. E questa è un'altra tematica che dobbiamo tenere in considerazione quando si crea un mercato. Io ho poco da aggiungere a quello che ha detto sia Andrea ma soprattutto Max. Mi trovo
in modo anche imbarazzante, assolutamente d'accordo con tutto quello che lui ha detto, se proprio li dovessi trovare un punto di differenza, quando si è avventurato nel citare un episodio, un paragone calcistico, dicendo che gli arbitri dormono. A me è capitato di vederli dormire solo con una squadra fino adesso, però va bene, no, questo siccome si parlava di Roma, dell'Atac eccetera, ma vabbè, questo... Il tema è sì, applaudite perché è così effettivamente, è un dato storico, anche questo è documentato, fattuale. No, la riflessione che mi veniva da fare, ma ripeto, è semplicemente un corollario a quello che diceva Max quando parlava di sviluppare un senso di comunità, e mi veniva da pensare... In fondo noi usiamo spesso questo termine anche per comodità linguistica di mercato, no? Allora i manuali ci dicono che il mercato, no, e correggimi, è il luogo fisico, oggi non è più neanche quello, dove si scambiano beni e servizi. Sì, d'accordo, capito, però i mercati sono fatti, come tutti gli accadimenti della vita e della storia, dagli uomini, dagli esseri umani, ripeto, così come probabilmente... anzi sicuramente lo sono anche i sistemi politici, no? Il riferimento che Max faceva al tema della democrazia rappresentativa, oggi molto di moda, o partecipativa, ma non lo so, io sono cresciuto con un solo sistema, che è quello della democrazia rappresentativa. La democrazia è una disposizione mentale più che una questione di forme di governo. Se tu non hai dentro l'Atene di Pericle o i discorsi di Platone, non riesci a capirla, a comprenderla ed eventualmente anche ad amarla, con tutti i difetti che questa forma di compromesso tra diverse e opposte spinte a, però è anche forse l'unica forma di governo e di coabitazione sociale possibile che noi abbiamo. Vale per i mercati, ma vale veramente per gli individui, direi. Quindi poi delle responsabilità, per carità, la classe politica, e Max le evidenziava, ci sono forti. Mi viene in mente una, quella di una risposta tardiva nell'avere compreso il cambiamento, direi, dell'ordine mondiale, ovvero il passaggio dalle tradizionali divisioni a cui noi siamo abituati tra stati alla connettività, no? Quello che chiamiamo globalizzazione. Ecco, le classi politiche, le politiche, le forme di governo degli stati probabilmente nella maggior parte dei casi non hanno capito questo, come lo hanno capito invece le grandi corporation, che giustamente si sono arricchite di questo, dando peraltro, massimizzando i profitti, dando da lavorare in modo indotto e diretto a milioni di persone, ma catturando anche la democrazia rappresentativa in qualche modo. Perché catturando la democrazia rappresentativa? Perché guardate che la globalizzazione non è un fattore, essa stessa rappresenta il nuovo ordine. È un po' come quando... si parlava e si pensava, e nacque il marxismo. Il marxismo era una filosofia che si fece mondo, e la globalizzazione è diventata esso stesso un ordine, è diventata il campo di gioco, è diventata il contesto. Non è né una causa né un fattore né un motivo, è esso stesso il contesto. Oggi capiamo molto di più se guardiamo le grandi reti di connessione rispetto a una tradizionale mappa geografica con le divisioni degli stati. Capiamo, comprendiamo molto di più se vediamo le grandi reti di connessione. Allora, qua la politica è stata tardiva, a livello europeo, a livello anche mondiale probabilmente. Tardiva nel comprendere che il campo di gioco era diverso. Non era più fatto dalle tradizionali schemi e divisioni, ma era globale nel senso di grandi connessioni, e
il campo di gioco, ovvero la globalizzazione, non è per niente neutrale, no? Come internet. Se ci pensate, è stato all'apparenza il più grande esempio di anarchia che mai l'essere umano abbia posto in essere, ma apparente, perché ha da sempre avuto una proprietà. Oggi il 90% del traffico è governato dal 30% di grandi corporation, che oggi non sono più solo provider di servizi, sono tutto, società telefoniche, televisive, tra un po' anche di energia. Allora la politica forse ha tardato in questo, tardato nel comprendere il repentino, per carità, cambiamento, anche se vogliamo traumatico, dell'ordine, del campo di gioco, non tanto e solo delle regole, proprio del campo di gioco, poi le regole vengono dopo. E ha reagito come forse è normale reagire in questi casi, no? Con paura, richiudendosi su se stessa, parlo della politica in senso lato, globale, dando vita a protezionismi o populismi. Insomma, la democrazia, abbiamo detto altre volte, è una costruzione artificiale. Se tu non la nutri ogni giorno, anche attraverso l'uso della memoria, la democrazia si ammala degli eccessi degli stessi elementi che la compongono. Il popolo diventa populismo, il progresso diventa messianismo, la libertà diventa ultraliberismo. È un sistema complicato, e allora la reazione è sicuramente stata tardiva. Tardiva nel capire che cambiava il campo di gioco, che quindi cambiavano le regole, ma che quel campo di gioco è comunque per definizione un terreno di scontro, e quindi è politica. Non è che dobbiamo scomodare Carl Schmitt per ricordarci che in ogni caso la politica è conflitto legittimo, istituzionalizzato, pacifico, ma pur sempre conflitto è, come il mercato. Il mercato tende naturalmente alla massimizzazione del profitto, tende naturalmente. Il problema è contemperare queste tendenze naturali. Allora, se tu reagisci, se la politica ha reagito con, mi viene in mente lo slogan dei sostenitori della Brexit, take back control, riprendiamoci il controllo, dopodiché gli effetti della Brexit sono sugli occhi di tutti, stanno ancora lì, non lo so Max, questo ce lo devi dire te. Non mi sembra che il take back control, non mi sembra che questo normale, naturale reazione a richiudersi su se stessi abbia sortito in quel caso un effetto, come dire, migliorativo, anzi sono impantanati e difficilmente ne usciranno. Grazie. Ovviamente le mie non sono conclusioni, perché abbiamo aggiunto un tassello ad un percorso del quale tireremo le fila poi alla fine di questa settimana. Mi permetto solo una battuta finale anche dagli stimoli per me molto interessanti che sono emersi questa sera, perché anche il modo di affrontare le regole e quello che ci aspetta per chi fa politica, per chi fa l'accademico, per chi ha un compito importante di regolazione, per ciascuno di noi che ha altri compiti, dipende sicuramente da qual è l'approccio, da quali sono gli occhi con i quali guardiamo anche questo cambiamento. Perché mi è caduto l'occhio sul nostro pannello finale di questa, neanche mostra, di questa suggestione che abbiamo voluto dare al nostro spazio, e su quella figura dei Cruz che abbiamo citato qualche volta in questi giorni, del film dei Cruz, Andrei, presente? Perché anche il papà della famiglia preistorica aveva imposto una serie di regole, aveva imposto una serie di regole alla famiglia ritenendo che quelle fossero le regole giuste, le regole che consentissero in qualche modo di far crescere al meglio la propria famiglia, e aveva tutto il desiderio di garantire la sicurezza per la propria famiglia, la sostenibilità per la propria famiglia. C'è un punto sul quale di fatto è crollato anche questo sistema di regole. È stato quando è emerso con forza, e lui lo dice a un certo punto in questa animazione molto simpatica, quando dice che il punto di partenza, quello su cui si fondava anche tutto il suo sistema di regole, era che il suo sistema di regole reggeva sulla paura,
reggeva sulla paura del nuovo. Ecco, quello esperienzialmente è crollato. La cosa che penso sia invece più interessante è proprio quello di capire che è possibile costruire un sistema di regole, è possibile costruire una democrazia, è possibile guardare in faccia i numeri come ci hanno aiutato a fare questa sera, non costruendo sulla paura ma su qualcosa che effettivamente consenta di riempire fino in fondo anche quel desiderio, tante volte quel grido. C'è qualcuno che ascolta il mio grido. L'auspicio che ci facciamo anche nel continuare questi dialoghi è proprio quello di capire se è effettivamente più conveniente costruire sulla paura oppure costruire su qualcosa di positivo. Con questo io vi ringrazio, vi saluto e vi ricordo che fra un'ora e mezza, cioè alle 21:30, in questa stessa sala ci sarà un appuntamento di tutt'altra natura su un tema che purtroppo Max non possiede, che è la MotoGP, perché non è un appassionato, e perché avremo un ospite estremamente particolare che è Paolo Beltramo, che tutti voi conoscete come una persona di Sky che assieme a Guido Meda ci allieta in tutti i MotoGP, dico ci perché sono un motociclista. Alle 21:30 qui in questa sala, moto, gare e piloti, la passione della mia vita, con Paolo Beltramo. Buona serata a tutti.